novità in assoluto per la TV Lab, il pattinaggio artistico. È però una grande novità estiva, il Roller Summer Show. Per la prima volta siamo venuti qui a Cepagatti, ospiti di ASD Eurodance. Gianleo Berardinelli, il presidente di Eurodance Cepagatti. C'è ancora tanta emozione, per quello stiamo sorridendo, perché abbiamo visto un pubblico eccezionale che ha seguito l'esibizione, la vostra esibizione, dalla parte iniziale fino alla fine. Che bello, avete creato un giocattolo quasi perfetto. Sì, effettivamente è stato bello e percepibile, condivisibile anche da parte di tutti. La cosa straordinaria, quella che è emersa, è che uno sport non in voga come il pattinaggio abbia comunque dato emozioni e attecchito anche in un paese come Cepagatti, dove la cultura del calcio Abruzzo, così come in Italia, è molto radicata, per cui siamo contenti di aver avuto questi risultati. Senti Presidente, se dovessimo dire, no, a chi ci segue e non conosce il pattinaggio artistico, perché sceglierlo? Perché tu hai parlato del calcio, sono tanti sport che hanno numeri importanti, ma invece perché scegliere il pattinaggio artistico secondo te? Scegliere il pattinaggio artistico perché sono convinto e credo che la divulgazione dei valori possa essere dipanata anche attraverso l'insegnamento dei valori di uno sport come quello del pattinaggio, ossia con condivisione, spirito di sacrificio, fratellanza, che molto spesso vengono meno in questi sport nazional popolari. Sport non solo è molto bello, molto spettacolare a qualsiasi livello, in questo speciale state vedendo bambini di varie fasce di età verso la crescita, dai 4 ai 16 anni, non è solo molto bello o spettacolare, è anche uno sport altamente formativo per la parte fisica e psichica. Giulia Rastelli, Lorenzo De Benedictis, diciamolo subito, il vostro sogno è quello di emulare i vostri maestri, Deborah Sbey e Angelo De Benedictis nel suo caso. Sì, ci si prova, ovviamente sono a livelli altissimi, quindi è molto difficile, c'è bisogno di tanto lavoro e tanto sacrificio. Comunque proviamo sempre a dare il massimo, sperando sempre in ottimi risultati. Tu a microfoni spenti mi hai fatto una battutina prima, non so se la puoi ripetere. Sì, proverò in tutti i modi a superare i successi che ha avuto mio fratello, anche se sarà molto difficile, ma anche uno sprono per me. Spero quindi di riuscire in questo obiettivo, diciamo. Che farete a settembre? Domandina. A settembre faremo i campionati europei in Germania e porteremo, diciamo, al massimo la nostra nazione, cercheremo di portare al massimo la nostra nazione con tutti gli allenamenti, ci metteremo tutto e speriamo bene, incrociamo le dita. Giulia, una domanda insomma un po' non da tecnico, no? Come fare coppia artistica con uno sguazzone, diciamo così, come Lorenzo, e poi a livello tecnico invece come vi trovate? Allora, diciamo che lui è quello un po' più estroverso della coppia, io sono quella più timida, quindi ci equilibriamo. E a livello tecnico è comunque una disciplina molto difficile, ci vuole molta armonia, molto lavoro insieme, e non è facile ovviamente, però è bellissimo. Qui ti esibivi praticamente in casa, visto che la società organizzatrice è di tua zia Stefania De Benedictis. Sì, sì, io mi esibisco qui da mia zia, anche da Angelo a Vasto, avrà anche lui un'esibizione il 29 giugno, e anche da Maglio, che è mio padre, sempre a Pescara, quindi diciamo faccio qua di là tra famiglie, insomma. Il vice sindaco di Cepagatti, Annalisa Palozzo, che estate è questa per Cepagatti? Anche a livello sportivo.
un'estate sicuramente all'insegna dello sport e dei ragazzi. Tantissime bambine e ragazze questa sera hanno mostrato tutto quello che riescono a fare su questi pattini, sanno volare, sanno danzare ed è stato bellissimo per noi ammirare tutti i loro sforzi in questa serata conclusiva, questo saggio dell'associazione Eurodance. Ringraziamo la maestra Stefania De Benedictis e il presidente dell'associazione per tutto il loro impegno e soprattutto i genitori che ovviamente si prestano a coltivare la passione dei bambini e dei ragazzi. Che cosa farà invece in futuro Cepagatti per lo sport? Allora, abbiamo capito che cosa serviva soprattutto a questa associazione anche in termini pratici nella sistemazione dei campi, ci siamo impegnati per quello che potevamo a rendere fruibile questa struttura molto bella che si trova proprio a fianco alla scuola e cercheremo di risistemarla in modo da renderla proprio ottimale. Questa sera è stata buona e speriamo che la prossima volta sarà ottima per loro. Comunque noi puntiamo allo sport e puntiamo ai giovani e a sostenerli anche dal punto di vista delle infrastrutture. Stiamo partecipando a tutti i bandi pubblici che escono, abbiamo in progetto la realizzazione del parco Santuccione che abbiamo appena acquistato da pochi giorni, da una decina di giorni dal proprietario, dalla famiglia Alleva, e di questo parco a Cepagatti se ne parla da circa 40 anni. Adesso finalmente è comunale, rimane ancora una piccola parte di un privato, però comunque diciamo che la maggior parte è parco pubblico e sicuramente riusciremo a rendere Cepagatti tramite anche questo parco una città più grande e accogliente per tutti. Non è un caso che un po' tutto il paese, un po' tutto il circondario, un po' tutto il comprensorio di un paese grande e in grande evoluzione come Cepagatti si sia stretto attorno a questo mondo del pattinaggio artistico, grazie naturalmente all'entusiasmo, alla grinta di Stefania De Benedictis e dei suoi seguaci e collaboratori. Roller Show Summer, ma quante te ne inventi? Ogni anno c'è una novità. Ogni anno una novità, una novità nuova. Quest'anno per la prima volta a Cepagatti, quest'anno per la prima volta in questo spazio, in questa pista, diciamo, non molto idonea per noi perché è un pochino ruvida, però ce l'abbiamo messa tutta. Devo dire un grazie davvero caloroso all'amministrazione comunale che mi ha permesso di far esibire i ragazzi, al sindaco, al dottor Cantò, al nostro vice sindaco Annalisa Palozzo, all'assessore dello sport Antonella Paolini, alla preside, la professoressa Piccini, che mi ha permesso di usufruire dei locali della scuola per i cambi dei costumi dei ragazzi, e i miei atleti di questa società nuova, però per la prima volta si sono esibiti qui a Cepagatti. Stefania De Benedictis è l'anima, una delle anime di Eurodance. Non sei sola in questa impresa, perché vedevo, no, che anche dietro le quinte eri coadiuvata da alcune tue colleghe molto importanti, tecniche. Allora, le mie veramente eccezionali, eccellenti colleghe, in primis la collega, un tecnico federale, Patrizia Dolfi Nunziato, il mio braccio destro, la signora Maria Cristina Gianmarino, che è la responsabile, diciamo, della segreteria e che comunque è il mio polo con i genitori. E poi tutti coloro che mi affiancano, tantissimi genitori che questo oggi pomeriggio sono venuti qui a rendere questo spazio veramente, hanno allestito in modo eccellente, bello, colorato e idoneo per la serata. Allora Stefania, da anni ormai, in inverno voi avete la stagione coperta con eventi sempre di gala molto belli, molto importanti. In estate vi eravate già dislocati in altre zone, anche al sud dell'Abruzzo, no? Adesso vi manca la primavera, l'autunno, no? Ci state pensando?
Ci stiamo pensando, gli eventi sono tanti perché il nostro calendario sportivo inizia in settembre, dal 1° di settembre, e ovviamente, ecco, diciamo, in parte per i bambini termina adesso in giugno. Poi siamo in procinto della preparazione dei campionati. Quest'anno hanno iniziato prima i campionati italiani perché sono prossimi i World Games, e poi fanno prima i World Games, che sarebbero i campionati del mondo, e dopodiché i campionati europei, che si svolgeranno in Germania. La nostra attività invece di questa società sportiva inizia appunto ad ottobre con i corsi, a dicembre con l'evento di pattinando sotto l'albero, poi dopodiché partiamo con la primavera, i vari trofei per i bambini, campionati provinciali, campionati regionali, tutti di federazione, per poi preparare il grande evento di giugno di questa manifestazione sotto le stelle.